Cari amici, bentrovati sul canale. Oggi siamo in notturna guidando un veicolo elettrico e lo facciamo, ammazzerò il tempo raccontandovi del mio viaggio in Danimarca a Copenhagen, che ho fatto di recente nel weekend a cavallo tra novembre e dicembre 2023 per i posteri. Voglio raccontare questi tre giorni, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo visto, che impressione mi ha dato un po' Copenaghen. Non c'ero mai stato, neanche in Danimarca, prima volta. Certo, voi, prima cosa che potreste dire, certo, dovessi proprio andato d'inverno, non potevi andare in una stagione migliore. E vabbè, questo passa il convento. D'altronde capite che in Inghilterra il costo della vita è alto, gli stipendi non sono tanto buoni, quindi uno finisce che deve andare in vacanza nelle stagioni sbagliate per risparmiare, no? Giustamente si fa quel che si può. E quindi vi racconto un po' questa vacanza. Io sono partito da Stansted, sono arrivato all'aeroporto di Copenhagen il giovedì sera. Dall'aeroporto ho preso un taxi non elettrico per il mio albergo e mi sono partiti 48 euro, una cifra, cioè per fare 7 km, una roba vergognosa. A prescindere dal costo del taxi, la cosa vergognosa più vomitevole non è quella, ma è, non è il prezzo, ma è la percentuale altissima di taxi elettrici, oltre che di auto elettriche in questa città. Purtroppo c'erano 3 taxi su 4 elettrici. Io ho fatto chiaro il desiderio di avere un taxi non elettrico, perché ci tengo alla mia vita e non ho intenzione di farla finire male in una di quelle scatoline, in uno di quei frullatori, e poi non voglio, mi fanno schifo, quindi non voglio neanche toccare quei mezzi. Quindi sono riuscito per fortuna ad avere un diesel o un petrol, non lo so. Comunque 48 euro di taxi, 7 km, neanche un quarto d'ora di viaggio. Ottimo, si inizia bene, ma vabbè, questo lo sapevamo che la Scandinavia è cara. Mi sono andato in questo albergo, in albergo ci hanno dato la stanza sbagliata, quindi è cominciata bene la vacanza. Stanza sbagliata, io ho prenotato double standard per me e il mio amico, ma ci hanno dato appunto un letto doppio da una piazza e mezza, neanche un queen size, una roba abbastanza moderata, modesta. Fortuna che né io né lui siamo sovrappeso, né io né lui puzziamo, scorreggiamo troppo, quindi la prima notte abbiamo dormito insieme, è stato molto romantico, devo ammettere. L'avevamo già fatto in passato, d'altronde noi siamo una coppia moderna, una coppia molto fluida. E il giorno dopo ho chiesto di farci dare 2 letti single separati e mi hanno chiesto il sovrapprezzo di 20 euro al giorno, quindi... E questo albergo già costava un occhio della testa. L'albergo si chiama Asgar e per... in media sarà costato 140 euro a notte per avere una camera mediocre, piccola, sì, pulita, quello che volete, però ammazza quanto costano gli alloggi. È un po' tutto, ecco, in Danimarca, a Copenaghen. Eravamo vicino alla stazione dei treni. Comunque, prima notte abbiamo dormito insieme, è stato molto dolce, e le altre 3 notti, quindi venerdì, sabato e domenica, abbiamo per fortuna dormito separatamente. Questo è per l'albergo, quindi customer service inesistente. Quando abbiamo chiesto ma poteste darci una camera con 2 letti separati, no, è finito, no, noi siamo dei robottini, siamo delle macchinette, non ce ne frega una mazza, quindi customer service non esiste, però se paghi esiste. Vabbè, cosa volete dirvi, che vi dica, uno si aspettava qualcosa di meglio, però non stiamo a spaccare il capello. Questo è il discorso albergo, molto caro, ma servizio, qualità, discutibile. Questo era l'albergo, ok? Poi, cosa abbiamo fatto 3 giorni a Copenaghen? Io pensavo che Copenaghen fosse come Helsinki. Ora, io quando sono stato a Helsinki, molti anni fa, l'ho trovata una città piccola, dove non c'era veramente nulla da vedere. C'era questa cattedrale, questa chiesa in centro, dove entri dentro non c'è nulla. Non c'è niente Helsinki, forse c'era una sorta di castello, di forte sul mare come ad Copenaghen, ma non c'era nulla, quindi pensavo fosse una cosa simile. Invece, con grande piacere e gioia, mi sono sbagliato
sbagliato e abbiamo avuto diverse escursioni, diverso modo per spendere il tempo e fare cose senza uscire dalla capitale danese. Allora, prima cosa che abbiamo fatto venerdì a pranzo è stata andare al on tour, che vi dico come si chiama Politically Incorrect Tour, e lo trovate su Google, e io l'ho trovato perché cercavo un pub crawl, ma di quello possiamo parlarne dopo. Quindi sono andato a questo tour di un'ora e mezza, due ore, che ci avrebbe portato un free tour, ci avrebbe portato in giro per la città, ci avrebbe fatto scoprire il centro città e un po' di informazioni su Copenaghen, sulla Danimarca. E devo dire che è stata un'ottima scelta, è stato un gol, un successo, ecco, perché io ne ho fatti tanti di free tour, walking tour, city center tour in diverse città europee, e vi dico, alcuni sono ok, altri fanno un po' cagare, altri sono improvvisati, perché è così. Invece questa volta abbiamo trovato un tizio che si chiama Sebastian, che funny enough era mezzo italiano, mezzo danese, avrà avuto 27-28 anni e quindi mezzo italiano, mezzo danese, il padre dell'Emilia. Quindi nulla, ci ha portato in giro per Copenaghen e ci ha presentato la città in maniera molto critica, molto non politicamente corretta, quindi dicendo che il Parlamento è la sede dei ladri e degli infami, che la chiesa danese fa questo e quell'altro, che i danesi sono un popolo di depressi, gente che vuole suicidarsi, e ci ha spiegato anche il perché. Ci ha spiegato lui da danese che la Danimarca è un posto noioso, un posto dove non succede nulla, è un posto dove la vita del danese medio è: vado a lavoro, ho uno stipendio medio, medio buono, ma niente di che. Quando mangio, mangio cibo scadente, mediocre, quindi neanche mangiare è una soddisfazione. Le donne sono estremamente belle, ma sono tutte incazzate e è difficile da approcciare, quelle che approcciate l'ha detto lui, non l'ho detto io, ha detto che quelle che le donne danesi sono incazzate, immusonite, e passano il tempo a guardare Netflix e Instagram e non hanno nessun argomento di cui discutere. Beh, volevo dirgli che non sono molto diverse dalle donne degli altri paesi europei e occidentali, però quantomeno sono delle gran belle donne, questo ve lo posso dire. Ho girato molto, ma non sono riuscito a vedere delle danesi brutte. Cavolo, era veramente una cosa notevole, notevole. Un applauso alla Danimarca, perché una quantità di... cioè, il livello medio della donna danese è alto, altissimo. E poi si curano anche, perché non è che magari si fanno in giro vestite come per esempio le inglesi, o certe culture anglosassoni che si vestono al paradiso del cane e non hanno un buon gusto, non hanno uno specchio a casa. Queste si vestono anche bene, manicure, vestite, curate, grandi gnocche, però incazzate. Non potete neanche... Non riuscirete a approcciarle, a scambiare uno sguardo, neanche se vi pagano. Neanche se io vado a vaccinarmi farvi capire l'impossibilità, le probabilità, anche se dovessi andare a vaccinarmi domani, comunque le donne danesi resterebbero, cioè non cagherebbero lo stesso, quindi impossibile. Vabbè, quindi questo per il discorso il danese medio, quindi è una persona triste perché ha un paese dove non succede nulla. Ci ha anche spiegato che non c'è mafia, corruzione a livelli minimi, criminalità pochissima, non succede nulla, è proprio un posto noioso. E quindi il clima fa cagare, piove sempre, è brutto, e voglio dire, ma anche in Inghilterra piove sempre, no, ma ha detto che lì è molto peggio, quindi il clima fa schifo, la natura è una noia perché è tutto pianeggiante, poche foreste perché sono state eliminate per fare allevamenti di maiali, perché una delle poche industrie che hanno è l'allevamento dei maiali, da quello che mi ha detto. Io vi riporto quello che mi ha detto, e poi se sono sbagliate la colpa la date a lui. Quindi è tutto pianeggiante. La montagna più alta, ha detto che si chiama la montagna degli dèi, è 150 metri di altitudine, fate voi. Quindi è natura monotona, tutto uguale. Cibo non esiste, piove sempre, le donne non, non, probabilmente non gliela danno, a
meno che ovviamente lui mi ha detto che la danno però ai vichinghi, quindi loro cercano l'uomo di 2 metri uscito da qualche film, visto che nonostante i danesi siano abbastanza alti non è che sono tutti dei giocatori dell'NBA, quindi lavorativamente mediocre, tante tasse altissime, però chiaramente un servizio anche importante di sanità, l'istruzione è gratuita se non sbaglio, sanità gratuita, funziona tutto, presumo abbiano anche molto welfare, benefits se perdi il lavoro, un stato sociale, direi che pagano tante tasse, però hanno tanti servizi a differenza di noi paesi come l'Italia, l'Inghilterra, dove paghiamo tante tasse ma poi lo prendiamo solo in quel posto. Quindi questo, danese popolo di depressi, popolo di persone tristi, popolo così, un paese così. Questo è quello che mi ha detto un danese che è cresciuto lì. Che altro posso dirvi? Quindi la gita con lui è stata interessante, specialmente per capire la città e la cultura politica, anche un po' la storia, il background di questo paese, senza filtri. Quindi ottimo, sono veramente contento di questo tour. E visto che ci siamo trovati bene, abbiamo deciso di poi fare anche il tour dopo, nel pomeriggio, che era il tour a Cristania, che è la città, l'esperimento sociale, l'Hippie Village, il villaggio degli hippie, dei figli dei fiori. Altra cosa che magari non saprete, non sapevo neanche io finché non me l'ha spiegato, è che praticamente, se questo non mi va nel culo magari, poi fanno batterie e soffre. Beh, mi ha spiegato che c'è negli anni 70 è stato creato un villaggio hippie all'interno della città, con un migliaio di abitanti circa, di persone che potevano vivere in questo, sarà 1 km², ma forse meno. Quindi questo villaggio hippie, un esperimento sociale con le sue regole, le sue tra virgolette leggi, e chiaramente una cultura di spaccio della droga eccetera. Quindi la cosa interessante, la contraddizione, è che voi entrate in questo posto pieno di graffiti, di gente che figli dei fiori, ma a parte che ormai sono vecchi, saranno morti quasi tutti quelli degli anni 70. Comunque questa attrazione per turisti in particolare è diventata anche un misto di un'attrazione per turisti, non solo una comunità indipendente tra virgolette. Ma la cosa interessante che attira poi il turista medio e le persone è che praticamente è un covo di spaccio legalizzato, ma illegale, nel senso che c'è una strada dove ci sono le gang di spacciatori che vendono droghe leggere in maniera illegale, però alla luce del sole. Quindi ci sono questi qua col cappuccio, alcuni si coprono il viso, altri no, e vi vendono droga, quindi roba da fumare principalmente. Quindi abbiamo questa situazione in cui il governo danese permette uno spaccio illegale di sostanze all'interno della comunità hippie, quindi tutto illegale, però loro lo fanno. Quando entrate nella via, c'è proprio la via degli spacciatori, voi entrate in questa via, la Pushers Street, quindi la strada dei Pushers, entrate in questa strada e ci sono i banchetti di quelli che vendono droga, c'è scritto vietato foto, vietato video, ovviamente se li fate rischiate di fare che vi lincino. Quindi c'è questo discorso del villaggio degli hippie. Chiaramente in un video di 20 minuti non è che posso stare a raccontarvi la storia del villaggio degli hippie, cosa è successo, come si fa a vivere o come si relazionano con la società danese. C'è questa cosa interessante, se visitate Copenaghen andatela a vedere, magari con una guida che vi spiega un po' come funziona. Bene, ci siamo, quindi questo è interessante. Poi, questo era venerdì. La sera siamo andati a fare il pub crawl, che vi consiglio di fare. Pub crawl, per chi non lo sapesse, è un evento organizzato in cui si va per locali a bere, si beve uno shottino, una birretta in ogni locale, per 4-5 locali, al quinto locale vi lasciano lì e finite la vostra serata nell'ultimo locale, che di solito è una mezza discoteca. È stato divertente, è stato bello, eravamo 20-25 persone, abbiamo conosciuto un po' di gente e ci siamo... ma non ci siamo neanche ubriacati più di tanto, noi siamo dei bravi ragazzi, siamo dei boomers, cosa vi aspettate da noi? Comunque è stato interessante, pub crawl Copenaghen, Google, fatelo. Venerdì, sabato, siamo andati a vedere il porto militare, dove c'erano un sottomarino, una nave, una
Battleship, altre cose, e quindi purtroppo questo museo marino militare di navi da guerra era chiuso, quindi l'abbiamo visto, abbiamo visto questi cimeli, che poi non sono cimeli, sì, il sottomarino era vecchio, però il resto no, l'abbiamo visto da fuori, non abbiamo potuto entrarci, quindi quello. Poi dove siamo andati? Siamo andati al sabato pomeriggio, siamo andati, non mi viene in mente, sabato pomeriggio, c'ho un vuoto, perdonate, adesso vi dico, domenica siamo andati a vedere il parco, il castello Rosenborg, una roba del genere si chiama, già non mi ricordo più il nome, è il castello piccolino, carino. E dopo quello abbiamo visto il castelletto, che è quel castello a 5 punte, non è un castello, tipo un forte, chiamiamolo così, il forte che protegge la Danimarca, il porto della Danimarca proteggeva, ed è una passeggiata da fare all'aria aperta, e dove poi potete vedere la famosa statua della sirenetta, che è una mega scam, è una mega truffa, cioè tutti conoscono Copenaghen per la statua della sirenetta, ma è bruttissima, è veramente l'ultima cosa che vi può interessare è quella statua, fa proprio schifo, cioè è una roba senza senso. Quindi domenica abbiamo visto il discorso castello museo e castello all'aperto, quello lì, il forte. Ah ecco, sabato pomeriggio abbiamo visto il museo militare, bellissimo, il museo militare al chiuso con artiglieria moderna, guerre napoleoniche, 800, 900, e uniformi della seconda guerra mondiale, dei vari periodi, molto bello, non costava neanche tanto, ve lo consiglio, il museo militare in centro, quindi quello ottimo. E quindi queste sono le cose che abbiamo visto in questi tre giorni, le cose principali le abbiamo viste. Siamo usciti a bere la sera, vi consiglio il Lord Nelson Pub, che è un pub dove si può giocare, c'hanno i giochi da tavolo, noi abbiamo giocato a scacchi, bello il concetto di un pub dove si può prendere un gioco da tavolo, giocare e bersi la birra. I costi, come vi ho detto, sono alti, la cucina danese non l'abbiamo nemmeno sfiorata, perché abbiamo già capito che non c'è niente, non ci saremmo persi nulla. Quindi a livello di cibo siamo sopravvissuti in qualche modo andando ai 7-Eleven, non ai 9-Eleven, ai 7-Eleven, che sono dei negozietti off license, e poi siamo andati anche a mangiare dall'indiano, pur di non mangiare la cucina danese, la nota cucina danese. Quindi questo è Danimarca, Copenaghen in tre giorni e mezzo, non male. Costoso, però neanche costosissimo. Oslo costa di più a livello di cibo, eccetera. Quindi, però, comunque, preparatevi un bel budget. Non male. Questa è stata la mia Danimarca. Fatemi sapere se anche voi l'avete visitata, come vi siete trovati, se quello che vi ho detto quadra, se vi trovate con il mio racconto. Se qualcuno di voi vive in Danimarca, vorrei sapere da voi se confermate che vivere lì è così deprimente e se loro sono veramente così depressi come mi è stato riferito. Ci vediamo alla prossima. Ricordate che viaggiare è il modo migliore con cui potete spendere il vostro tempo e i vostri soldi. Potete comprarvi la Tesla, potete comprarvi il Rolex, ma le cose più fighe sono le esperienze di viaggio. I beni materiali lasciano il tempo che trovano. See you soon. Buonanotte.